E se noi andiamo a scovare, vediamo che sono uscite delle belle, dei bei rapanelli, belli rossi. Questo è un po' piccolino, comunque adesso ne andiamo a raccogliere uno. Abbiamo qua un bancale che dobbiamo capire come riutilizzare. Quindi prima cosa andiamo a smembrarlo nelle sue varie assi. Eccoci qua, possiamo proseguire con il progetto di costruzione del nostro quadrato da semina. Abbiamo le quattro assi che andrò a collegare, a unire con dei chiodi. Però la struttura è fatta. Allora, buttiamo qua il sacco di terra per riempire il nostro quadrato. Eccoli. Picchiare il terriccio con la terra del campo. Preparato il terreno, possiamo andare a preparare anche le semenze. Direi di mettere questo ravanello tondo precocissimo. Eccolo qua. Lo mettiamo qua nella vaschetta per cercare di distribuirlo in modo più omogeneo possibile all'interno del nostro quadrato. Con il rastrello per far sprofondare i semi all'interno del terreno. Andiamo ad innaffiare bene le nostre semine. Per la prima volta direi di annaffiare abbondantemente, poi le volte successive magari anche un po' meno. Ok, e adesso non ci resta che attendere. Ecco qui abbiamo la cassetta in legno che avevamo ricavato, l'ho riempita con della terra e i ravanelli sono ben cresciuti dopo un paio di mesi. È venuta su anche qualche erbaccia che va tolta. Comunque direi che il risultato è più che soddisfacente. Andiamo ora a vedere il risultato finale dei nostri ravanelli. Vediamoli qua, ora che sono ben cresciuti. E se noi andiamo a scovare, vediamo che sono uscite delle belle, dei bei rapanelli, belli rossi. Questo è un po' piccolino, comunque adesso ne andiamo a raccogliere uno un po' più grosso. Ecco, quali ho seminati troppo fitti.
forse da quest'altro lato sono un po' meglio. Infatti, vediamo. Ecco qua, guardate che bello. Andiamo a metterli via. Questo è proprio bello, guardate. Ed ecco qui il risultato finale dei Ravanelli. Per questo video tutorial è tutto, io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!